Oggi, a passato e presente, parleremo di Federico II, il più grande sovrano della prima metà del 200. E ci domanderemo, proveremo a dare una risposta alla domanda Stupor Mundi, come fu ribattezzato, o addirittura Anticristo. Federico II era il nipote di Federico da Barbarossa, sua madre Costanza d'Altavilla, per dimostrare che era proprio lei la madre, volle partorirlo in pubblico a Iesi e trovò i suoi grandi problemi con dei papi, non Innocenzo III che fu suo tutore, neanche Onorio III che l'avrebbe incoronato, ma Gregorio IX che l'avrebbe scomunicato e contro di lui avrebbe fatto una dura battaglia, beh, per Federico II fu davvero un grande nemico. Di Federico II parliamo adesso col professor Alessandro Barbero, assediato da tre storiche note al nostro pubblico, Emanuela Lucchetti, Ada Nardacchione e Francesca Fanelli. Professore, perché questo mito che è durato 1000 anni di Federico II, che ha di diverso da altri pur importanti sovrani di questi 1000 anni? Ma infatti è una domanda che si fanno anche gli storici e qualcuno di recente ha risposto: non ha molto di diverso. Ha la diversità che un grande politico che fa tante cose e che ha molte idee può avere rispetto a un politico mediocre, ma quello in ogni epoca. In altre parole, oggi si tende a dire è un uomo del suo tempo, del Medioevo. Però c'è stata un'epoca all'inizio del Novecento in cui la storiografia tedesca si è innamorata di questo personaggio e ha visto in lui il superuomo di Nietzsche e anche di qualcun altro, forse, ecco, che è poi venuto dopo Nietzsche. E allora questa idea del superuomo al di là del suo tempo, di uno degli uomini più eccezionali mai vissuti, fa sì che noi siamo ancora qui oggi a parlarne. E allora entriamo nel nostro primo capitolo usando le parole che furono usate per lui, lo stupor mundi.